sarò io buono? Ma prima di incontrare il signor Roboto, ero convinto che i milanesi erano delle persone merda, perché sapere che mio fratello vive pochi soldi con le rosse qui a Milano. Ma questo era prima di andare a lavorare da signor Roboto. La puntura l'hai fatta? Ora la faccio. Devo smettere di ricordartelo, non puoi dipendere soltanto da me. Bibin, sono le 14:30, preparati. Dobbiamo andare. Va bene, signor Roboto? E per 50 euro vorresti darmi 3 grammi? Ma che cazzo vendi, oro? Senti, amico, questi sono i miei prezzi. Prendere o lasciare. Ascolta, non sono venuto qui a farmi pigliare per il culo da te. O mi tiri fuori 5 grammi o io ci metto un attimo a farti cambiare idea. Chiamo Amir e dico che vendi nella sua zona. Senti, dammi 50 euro e siamo a posto. Bella zia, alla prossima. Oh, Luca! Ma non è il nonno quello? Che cazzo ci fa fuori con la macchina con Vivi? Aspetta, guardiamo che cazzo fa. Non era un caso del nonno ieri in banca? Sì, abbiamo chiesto Vibin, che ci ha confessato che lo porta tutti i giorni alle 3. E che cazzo ci va a fare tutti i giorni in banca? Per me nasconde qualcosa. Domenica lo prendete da parte voi due a pranzo e gli chiedete cosa fa. Ma lasciatelo in pace, non dà fastidio. Mamma, non rompere il cazzo! Se Crepa ci fa solo un favore, ci può lasciare qualcosa! Ragazzi, a scuola come va? Bene, nonna. Sì, quando ci vanno a scuola. Ma dai, ma che non abbiamo neanche una sotto. Vediamo alla fine dell'anno, cosa dite? Ma dai, che in fondo sono bravi ragazzi. Vivi, importa il pane, muoviti. Roberto, non mangiare il pane che ti fa male. Lo sai? Devo smettere di dirti tutto, sono mica tuo badante. Ecco, bravo, vai di là a leggere in salone da solo, come sempre, vai, vai! Ciao, nonnino! Come va? Nonno, ti abbiamo visto martedì in banca, quella in via Pascoli. Che cosa ci facevi? In banca? Io? Non esco mai. Dai, non prenderci in giro, ti abbiamo visto. Alle 3 con Vibin, col Mercedes. Ma... Dai, diccelo, ormai lo sappiamo. Va bene. Ve lo dirò. Ci vado ogni giorno a vedere una cosa a cui tengo moltissimo e alla quale non riesco a rinunciare. Ma è preziosa come cosa? Ce la lasci in eredità, vero nonnino? Preziosissima. Ma ve la meritate? Dai nonno, siamo i tuoi unici nipoti e poi ti vogliamo bene. Va bene, allora ve la lascerò. È in una cassetta di sicurezza.
Vedrete. Pronto? Sì, dimmi. Davvero? Ma come è successo? Ma quando? Avviso subito i ragazzi e Fabrizio. Arriviamo subito. Ragazzi, il nonno è morto. Ha avuto un infarto questa notte. Era ora di tirarsi il cuore. Il testamento del signor Roberto era riposto insieme ad una cassetta di sicurezza nella banca intesa di via Pascoli. Le sue volontà sono espresse in questo foglio. Io sottoscritto Roberto Veronesi, nato a Milano il 5 ottobre 1938, in possesso delle mie piene facoltà mentali, dispongo che, alla mia morte, l'appartamento sito in Milano, via Volta numero 14, vada in usufrutto mia moglie, Laura Pintucci. Lascia invece il contenuto della cassetta di sicurezza della banca alla famiglia del mio unico figlio Fabrizio. Il conto corrente esistente nella banca lo lascio al mio maggiordomo nonché unico amico Vibin. Ma come? Ha lasciato tutti i soldi a Vibin? Vabbè, vogliamo la cassetta adesso! Marron glacé? E questo sarebbe quello che ci ha lasciato il vecchio? Ma mio marito era diabetico, non può essere stato così stupido. Suspicious minds.